Indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-Pacifico, l'audizione in videoconferenza di Céline Pajon, ricercatrice dell'Istituto francese delle relazioni internazionali, IFRI. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori la dottoressa Pajon. La ringrazio davvero perché ha avuto una pazienza enorme, questa audizione è stata spostata più volte con cambi di orario, di giorno, quindi grazie in modo non formale. Ricordo che l'IFRI è il principale think tank francese sulle questioni internazionali, istituito nel 1979 sul modello dei think tank anglosassoni, organizza le sue attività di ricerca sulla base di temi regionali e trasversali. Dal punto di vista regionale si individuano le seguenti aree: Europa, relazioni franco-tedesche, Russia, Eurasia, Asia, Nord America, Africa subsahariana, Turchia, Medio Oriente. Dal punto di vista trasversale, le priorità tematiche sono riconducibili ai seguenti settori: sicurezza, affari strategici, energia e clima, geopolitica delle tecnologie e politica spaziale. Forniti questi elementi di contesto, do subito la parola alla dottoressa Pajon affinché possa svolgere il proprio intervento. Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno signor Presidente, buongiorno onorevoli deputati, è un grande piacere per me contribuire ai vostri lavori. Sono molto lieta di potervi presentare in sede odierna, forse rapidamente, le linee principali della strategia Indo-Pacifico dell'Africa. Cercherò di essere sintetica e di declinare il mio discorso su tre punti. In primis, la posta in gioco per la Francia nell'Indo-Pacifico, poi illustrerò i mezzi e gli obiettivi della Francia nella regione. In seguito vedremo i pro e i contro di questo approccio francese. Come ben sapete, la Francia è il primo paese europeo ad adottare una strategia Indo-Pacifico. Si tratta di una strategia promossa a livello più alto delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica Macron ha tenuto un discorso a Sydney nel 2018 nel quale ha illustrato questa strategia, e l'anno dopo questa strategia è stata declinata a livello interministeriale, che è stata pubblicata in versione aggiornata recentemente. La Francia ha una posizione geografica molto vasta e ha una concezione di questa regione molto ampia. Comprende i paesi della costa est dell'Africa, l'Oceano Indiano, ovviamente, e poi tutta l'integralità dell'Oceano Pacifico. Questa area riflette gli interessi di sovranità territoriale francese, in quanto la Francia dispone di territori alle due estremità. E diciamo, questa visione è diversa rispetto a quella degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vedono l'Indo-Pacifico fino alle coste occidentali dell'India e non la parte occidentale dell'Oceano Indiano. L'Indo-Pacifico è diventato un nuovo centro di gravità per l'economia e la governance mondiale. È uno dei motori economici del mondo, rappresenta il 40% del PIL. Per la Francia rappresenta 15-20% degli scambi commerciali. Ovviamente ci sono anche delle rotte marittime che sono assolutamente fondamentali per l'energia e per il commercio dell'Unione Europea che transitano per questa regione. Questa regione si trova al centro della rivalità tra Cina e Stati Uniti e vorrei approfondire questo discorso e anche della ricomposizione dell'ordine internazionale con il sud globale che sta emergendo. Questa è una regione chiave. La Francia dispone degli interessi di sovranità territoriali e di proiezione della potenza. Sovranità territoriale, i territori francesi, popolazione francese nei due oceani, l'Île de la Réunion, Mayotte, le isole
dell'Oceania, Clipperton, Wallis e Futuna, la Francia gode di una zona economica esclusiva, 9 milioni di chilometri quadrati, un'area molto vasta, 1,6 milioni di francesi che vivono in questi territori d'oltremare e 200.000 residenti nella zona. Abbiamo delle forze di sovranità nella regione, delle forze militari, sono 7.000 soldati permanenti suddivisi in 3 eserciti regionali. I comandi si trovano Nuova Caledonia, Polinesia, Île de la Réunion e noi abbiamo anche delle basi negli Emirati Arabi Uniti e a Djibouti. In seguito, gli interessi, oltre agli interessi di sovranità, ci sono anche gli interessi di proiezione della potenza nella regione. La Francia è membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU, partecipa attivamente alla stabilità strategica nella regione, nella tensione, partecipa alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, soprattutto alle operazioni di imposizione e rispetto delle sanzioni dell'ONU nei confronti della Corea del Nord. La Francia tiene al rispetto ai trattati internazionali nella zona, soprattutto alla Convenzione ONU per il diritto del mare. Questa regione è assolutamente fondamentale, con interessi importanti per la Francia, ma in questa regione vediamo anche un degrado del contesto di sicurezza, un contesto che mostra diversi fattori come l'aumento delle tensioni geostrategiche, le rivendicazioni territoriali e poi le ambizioni, l'aggressività di alcuni paesi. Poi vediamo la rimessa in discussione del diritto internazionale, della governance internazionale, mi riferisco all'espansione militare della Cina e le dispute territoriali nel mare di Cina meridionale. Poi ci sono delle questioni non convenzionali che sono dei moltiplicatori dei rischi nella zona e che sono oggi la priorità numero uno per numerosi soggetti nell'area. Mi riferisco al degrado dell'ambiente, la pressione sulle risorse naturali, soprattutto le risorse ittiche, il cambiamento climatico e i suoi effetti e qualsiasi forma di traffico che possiamo menzionare, che possiamo osservare in mare. Infine, vorrei sottolineare l'instabilità legata alle necessità notevoli a livello di connettività e infrastrutture e la necessità anche di lottare contro la povertà. Bene, questa è la posta in gioco per la Francia, adesso passerei agli obiettivi e ai mezzi. La strategia Indo-Pacifico francese mira pertanto in primis a tutelare i propri interessi sovrani, i territori, la popolazione e soprattutto questa vasta area territoriale, questa ZEE dell'Indo-Pacifico. E poi la Francia intende ridurre i rischi di instabilità, intende promuovere lo sviluppo della regione, le norme e i principi liberali, vuole anche pesare sull'equilibrio strategico, poggiando sulla nozione di autonomia strategica o potenza di equilibrio per cercare di alleviare la rivalità Cina-Stati Uniti e uscirne, che viene vista come un fattore di instabilità considerevole per la Francia. La Francia promuove un approccio inclusivo, intende instaurare un dialogo con tutti i partner della regione, intende promuovere il multilateralismo a livello politico. Essa vede il multilateralismo come un fattore di stabilità nei rapporti nella regione. Ovviamente esistono altre priorità. Una di esse è la promozione dell'ordine che poggi su delle regole, le regole del diritto internazionale. Si tratta di una strategia unica. I funzionari francesi hanno sottolineato, hanno posto l'accento tra l'approccio francese e quello americano
soprattutto quello dell'amministrazione Trump, ma anche quella di Biden, che poggia sull'aspetto militare, è incentrata sulla Cina. Allora, di quali mezzi dispone la Francia per agire nella regione? Noi abbiamo una strategia di difesa, una strategia interministeriale. Come ha affermato precedentemente, la dimensione militare è abbastanza strutturante a livello francese, visti i precedenti e viste le forze di sovranità territoriale presenti. La Francia è l'unico paese a disporre di queste forze, ma la dimensione militare non è l'unica. Ci sono tre altri pilastri nella strategia Indo-Pacifico della Francia: gli scambi commerciali, la sicurezza economica, la promozione delle norme internazionali, la connettività, l'aiuto allo sviluppo. È una dimensione molto importante promossa dall'Agenzia Francese per lo Sviluppo. Un altro pilastro è il multilateralismo, è la difesa dello Stato di diritto. Terzo pilastro, molto importante, che rende la prospettiva francese molto originale, è la problematica del cambiamento climatico, la biodiversità, la gestione sostenibile degli oceani, e la Francia è ben posizionata su questo versante, soprattutto a seguito dell'accordo di Parigi. Allora, quali sono i limiti della posizione francese nell'Indo-Pacifico? La Francia ha una lunga serie di vantaggi. Cominciamo dai propri territori insulari e marittimi e le forze preposizionate che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la cooperazione regionale o subregionale a livello dell'Oceano Pacifico e Pacifico subinsulare. Mi riferisco anche alla sorveglianza marittima per quanto riguarda l'HTDR, cioè interventi dopo le catastrofi naturali, per esempio. Un altro punto positivo per la Francia è rappresentato dagli schieramenti regolari e polivalenti in quel territorio, perché la Francia ha i mezzi per poter schierare rapidamente una forza militare fino al Pacifico insulare, sia attraverso le vie marittime con la missione Jeanne d'Arc, per esempio, che è una missione che regolarmente visita la zona e che ha una capacità di anfibi, ma anche la portaerei Charles de Gaulle, che è stata dispiegata a Singapore nel 2019 e che tornerà nel 2025 in quella zona. C'è stato anche lo schieramento di un sottomarino nucleare d'attacco, il sottomarino L'Emeraude, nel 2021, che è stato particolarmente importante, e c'è anche lo schieramento di aerei come i Rafale attraverso la missione Pegaso da una serie di anni ormai, e quest'anno arriveremo fino in Australia, dove verranno schierati 10 aerei Rafale. Un altro punto importante per la Francia è rappresentato dai suoi numerosi partner nella zona. Pensiamo all'India, al Giappone, agli Stati Uniti, all'Australia, ai paesi dell'Asia sud-orientale, una serie di partenariati basati sulla condivisione di valori, sulla condivisione di interessi comuni e anche basati su contratti importanti a livello di armamenti. Penso ad esempio ai contratti per l'acquisto di aerei Rafale da parte dell'India o al contratto con l'Australia per l'acquisto di sottomarini, un contratto che però è stato abbandonato brutalmente dopo l'annuncio del partenariato AUKUS nel dicembre 2021 con gli Stati Uniti. Quell'annuncio, devo dire, che ha creato una crisi di fiducia tra i partner, in particolare appunto tra la Francia e l'Australia. E devo dire che il rapporto con l'Australia in questo momento si sta ancora ricostruendo, sebbene i rapporti si siano normalizzati poi con gli Stati Uniti per quanto riguarda le dinamiche di quella regione. Dopo l'accordo AUKUS è stato fatto uno sforzo maggiore per cercare di diversificare le vendite di prodotti in quella regione. Si è cominciato a firmare contratti, per esempio recentemente, anche con l'Indonesia per la vendita di aerei Rafale e per la vendita di sottomarini. Si è deciso anche di compiere uno sforzo di avvicinamento maggiore con gli stati insulari, sia quelli collocati nell'Oceano Indiano che quelli dell'Oceano Pacifico. Si tratta di un approccio diplomatico, questo francese, basato sull'autonomia strategica.
un approccio particolarmente apprezzato, devo dire, da parte di questi stati che non vogliono scegliere tra se schierarsi con gli Stati Uniti o con la Cina o con altri, non vogliono scegliere. La Francia ha cercato anche di far adottare una nuova strategia Indo-Pacifico con l'Unione Europea, ne è stata una delle priorità della presidenza francese, è stato addirittura messo in piedi un forum per l'Indo-Pacifico nel febbraio 2022 che esiste ancora. Bene, al di là di tutti questi elementi ci sono anche una serie di sfide da raccogliere, una serie di limiti che si pongono a questo approccio francese. Innanzitutto potrei parlare del posizionamento diplomatico di potenze di equilibrio, talvolta un po' mal compreso, ci sono dei malintesi, talvolta viene visto questo approccio come una volontà di essere equidistanti tra Cina e Stati Uniti, ma non è così e questo talvolta può portare a confusione da parte di alcuni dei nostri partner. Altre sfide e limiti sono rappresentati dai mezzi, i mezzi per intervenire in questa regione, perché questi mezzi sono sì importanti, come abbiamo detto, se li confrontiamo a quello che fanno gli altri paesi europei, ma sono comunque insufficienti per quanto riguarda le missioni e soprattutto le distanze, perché sono grandissime le distanze in quella regione e sono dei mezzi che talvolta non corrispondono alle ambizioni della Francia. Le nostre forze preposizionate in questi territori sono delle forze ormai quasi saturate dalle tante missioni che tendono a garantire appunto la sovranità e la sicurezza, perché si tratta innanzitutto di sorvegliare la zona economica esclusiva e il numero delle motovedette ad oggi equivale più o meno come se ci fossero due macchine della polizia per controllare tutto il territorio francese. Quindi questo significa che sono veramente delle capacità limitatissime se si vuole sorvegliare una zona così vasta. Abbiamo una legge di programmazione militare per il 2024-2030 che è stata già adottata e che consentirà comunque di modernizzare e di aumentare le capacità. Ciò nonostante rimane comunque una misura modesta per quanto riguarda i mezzi di cui si avrebbe bisogno. La Francia comunque sta cercando di compensare al massimo questa carenza, cercando di sviluppare maggiormente la cooperazione con i propri partner, l'interoperatività e cercando anche di rafforzare le sue capacità e le capacità dei partner in quella regione. Un'altra sfida, un altro limite che potrei evidenziare riguarda le tensioni legate al passato coloniale della Francia in quella regione. Mi spiego, c'è stato chiaramente un risorgere delle indipendenze in Nuova Caledonia, in Polinesia francese. Oggi la situazione in Nuova Caledonia è assai complessa, soprattutto adesso perché stiamo portando avanti dei negoziati per quanto riguarda il futuro istituzionale dell'isola e questo crea naturalmente delle tensioni, questo implica una attenzione politica specifica su queste questioni di politica interna, perché di questo si tratta. Questo comunque, a mio parere, non rimette in discussione la presenza militare della Francia e la presenza diplomatica francese in quella regione. E infine concluderei con un altro limite, ovvero la questione della capacità di addestramento della Francia o di anche dei suoi partner europei in quella regione. Cosa voglio dire? Ebbene, in questi ultimi anni abbiamo visto che vari partner hanno deciso di adottare una strategia sull'Indo-Pacifico e hanno deciso di schierare una serie di mezzi navali in quella regione. Mi riferisco anche all'Italia e talvolta ci sono delle difficoltà quando si tratta di coordinare questi schieramenti e coordinare le diverse attività. Quindi vediamo che c'è una convergenza di interessi e una convergenza di sforzi per cercare di cooperare, ma ci sono comunque sempre degli elementi un po' come dire di competizione, degli approcci un po' competitivi, concorrenziali, ecco, perché talvolta gli interessi non collimano, ci sono interessi nazionali per ognuno in quella regione. La Francia tuttavia vuole lavorare insieme all'Unione Europea e vuole lavorare insieme ai suoi partner europei per cercare appunto di massimizzare al massimo la presenza in quella regione.
Per concludere la mia presentazione, vorrei dire che il coinvolgimento della Francia e l'interesse della Francia per quella regione Indo-Pacifico continuerà certamente. Le condizioni fondamentali non cambiano, sebbene in questo momento ci sia la guerra in Ucraina, la crisi in Medio Oriente, gli interessi sovrani comunque rimangono quelli, l'interdipendenza economica e la sicurezza rimane, la rivalità tra Cina e America rimane un elemento strutturante di quella regione. Potremmo forse immaginare una riequilibratura dell'approccio francese per quanto riguarda alcune zone geografiche prioritarie che potrebbero essere più facili da gestire. Mi riferisco per esempio all'ovest dell'Oceano Indiano, che è una zona un pochino più vicina, una zona nella quale è più facile mobilitare le forze, lavorare con i partner europei, ed è comunque una regione complementare rispetto a quella di interesse degli Stati Uniti. I problemi nel Mar Rosso dimostrano, per esempio, che questa zona è una zona sempre più importante. E infine, credo che sia opportuno cercare di stabilire dei modi di cooperazione più solidi, perché questo offre un valore aggiunto enorme. Penso per esempio al valore della sicurezza marittima, che rimane un valore essenziale, o la sicurezza dell'ambiente, sicurezza climatica, ecco una serie di elementi che sono stati sottolineati dall'ultimo viaggio del Presidente della Repubblica in alcuni stati del Pacifico insulare, alcune isole dell'Oceano Indiano come lo Sri Lanka. Ecco, spero di non essere stata troppo lunga e sono a vostra disposizione per rispondere alle domande. Molto davvero chiarissimo, ci ha fatto un quadro molto preciso degli interessi francesi, degli interessi che potranno essere interessi comuni europei, al momento non lo sono, e ci ha descritto quella che lei ha definito la rivalità sino-americana. Purtroppo io sono convinto che non sia solo una rivalità sino-americana, ma lei stessa l'ha detto, dobbiamo difendere la libertà di navigazione, la sicurezza marittima, dobbiamo difendere le regole del commercio internazionale, il sistema multilaterale. Però la mia domanda l'avevo già fatta a una sua collega, sempre di un think tank francese, è: come facciamo, che suggerimenti ci può dare per armonizzare in primis gli interessi nazionali italiani e francesi nell'area e poi a livello europeo, e ancora per tenere unite le due sponde dell'Atlantico in una nuova strategia globale che è quanto mai necessaria viste le sfide poste dalla Cina. Io quello che fatico a capire è, da un lato apprezzo, ma dall'altro fatico a capire l'approccio francese distinto da quello statunitense, laddove si dice dei partenariati, della cooperazione, questo tentativo fino a strenuo di un dialogo con la Cina, e però la Cina colpisce quella sovranità francese, quelle, le acque economiche esclusive dell'Indo-Pacifico, e addirittura si mischia negli affari interni quando in Nuova Caledonia usa le rivendicazioni della minoranza indigena Kanak per spingere verso l'indipendenza la Nuova Caledonia. Ecco, le chiedevo qualche parola in più su questi concetti. Adesso si è prenotata anche la collega Quartapelle prima di ridarle la parola. Prego, Quartapelle. Ma io ho una domanda molto semplice. Ho sentito parlare di aiuto allo sviluppo come strumento per la politica francese verso, per la strategia francese verso l'Indo-Pacifico. Volevo una quantificazione dell'aiuto allo sviluppo in termini assoluti, ma anche in termini relativi. Grazie. Grazie. Non so se l'onorevole Billi vuole intervenire. Prego.
Anch'io ringrazio la nostra relatrice. Sì, io devo dire che chiaramente sono d'accordo, nel senso che dal mio punto di vista vedo proprio un Occidente, dei paesi occidentali che fanno fatica a mantenere il passo nella regione, soprattutto mi riferisco chiaramente al discorso della Cina. Come diceva anche la nostra ospite, abbiamo degli interessi comuni europei che non sempre viaggiano nella stessa direzione. Abbiamo anche due guerre in cui siamo indirettamente coinvolti, chiaramente l'Ucraina e Israele, la striscia di Gaza. Siamo nell'anno elettorale, come anche gli Stati Uniti. Devo dire che invece in Cina il Partito Comunista Cinese al governo da decine di anni, da almeno 40 anni, quindi questo permette una stabilità politica a quel paese, con la possibilità di fare programmi a lungo termine molto forti, in grado di portare soluzioni concrete con un approccio, si può dire, solution based, grandi opere, porti, quello che vediamo sia nell'Indo-Pacifico sia in altre aree del globo. Quindi sono sostanzialmente d'accordo con quello che diceva anche il Presidente Formentini, bisognerebbe lavorare di più uniti come paesi occidentali per contrastare da un punto di vista economico ma anche sociale le spinte che vanno in altre direzioni in questi paesi. Quindi mi chiedevo dal suo punto di vista come vede proprio l'operato della Cina e come pensa che si possa sviluppare a breve e medio termine il lavoro della Cina in questa regione, considerando appunto che c'è il grosso punto di domanda e la grossa crisi con Taiwan, e considerando anche l'economia cinese, che è un'economia che punta tutto sull'export, mentre la crescita interna sembra languire, e quindi chiaramente il Partito Comunista Cinese ha qualche problema internamente, mentre all'esterno col suo export mette in atto una politica, una strategia commerciale molto d'impatto, che pesa tantissimo anche sulle nostre industrie e sul nostro sistema produttivo. Grazie. Onorevole Gardini. Sì, grazie. Ringrazio anch'io l'ospite, ma volevo fare una domanda relativa ad un articolo che avevo letto qualche mese fa, proprio di analisi sui rapporti e relazioni della Francia con l'Indo-Pacifico, perché mi sembrava abbastanza interessante anche alla luce di quanto è stato detto fin qui. Analizzava questo articolo fatto da un istituto ovviamente che si occupa di temi di geopolitica, che la Francia, che tutti quanti noi conosciamo e le riconosciamo una postura ben diversa per esempio dall'Italia, no? Più autonoma, più autorevole, si è sempre mossa con autorevolezza in molte regioni del mondo, qui si trova a questo punto invece in una difficoltà, perché questa forza nella regione oramai si è modificata, e soprattutto analizzava questa postura che adesso ha di equidistanza, no, tra Stati Uniti e Cina, però la vedeva quasi come una equidistanza strategica, quasi dettata dalla necessità. Ecco, alla luce di questo io penso e spero che sia arrivato veramente il momento di trovare una maggiore unità tra paesi europei, che ci siano meno nazionalismi in questo senso, perché io credo che di fronte a colossi come Stati Uniti e Cina o ci muoviamo insieme, in qualche modo anche il discorso, no, della commessa dei sottomarini, in quell'accordo fatto tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, dà il segno del cambiamento delle cose.
cose. E quindi volevo appunto capire se la Francia in questo senso sta superando questa strategia di equidistanza per magari invece pensare di diventare più Unione Europea e di collaborare di più con i paesi. Io sono stata tanti anni parlamentare dell'Unione Europea e devo dire che spesso con i colleghi francesi si trovava proprio la difficoltà di trovare un terreno comune, come del resto anche con altri, per esempio i tedeschi, perché c'era molto ancora, e noi anche lo capiamo, ma credo che sia il momento di superarlo, una visione nazionale sulle cose. Grazie, onorevole Gruppioni. Grazie, intanto grazie per il contributo. Mi collego all'intervento della mia collega, l'onorevole Gardini. Volevo appunto integrare la sua domanda con questa. In realtà la strategia odierna della Francia è molto chiara e molto ben spiegata dalla nostra ospite, ma come la Francia vede l'Europa e dove vede l'Europa nello sviluppo di una strategia commerciale comunitaria, questo mi interesserebbe molto approfondire. Inoltre vorrei capire anche quale oggi è la priorità della politica francese, quindi gli obiettivi a lungo termine e sicuramente quali sono le preoccupazioni legate agli obiettivi che loro vorrebbero perseguire. Grazie. Grazie, la parola alla dottoressa Pajon. Merci beaucoup pour tout. Vi ringrazio sentitamente per i vostri quesiti che sono ostici, devo dire. Farò del mio meglio per trovare una risposta. Inizierei dal fattore Cina. Vedo che è riemerso diverse volte nelle vostre domande e capisco molto bene che il fattore Cina svolga un ruolo importante nella genesi della strategia francese e l'applicazione di una prospettiva nei confronti della Cina non è facile perché si leggono dei segnali politici contraddittori. Questi segnali vengono inviati dal Presidente della Repubblica che vuole mantenere l'autonomia strategica e questo provoca ambiguità e questo conduce anche a molta confusione, ma ritengo che gli aspetti fondamentali dell'approccio francese nei confronti della Cina restino chiari e non siano cambiati. La Francia deve dialogare con il numero massimo di partner. E questo discorso è valido anche per la Cina finché non minacci i nostri interessi e i nostri valori. Quindi questa postura è chiara? E c'è un riconoscimento del fatto che la Cina ha un modello politico diverso. Detto questo, i francesi ovviamente aderiscono all'approccio europeo che vede la Cina sia un partner su alcuni versanti, lotta contro il cambiamento climatico per esempio, finanziamento allo sviluppo, finanziamento climatico. È difficile evitare la Cina su questi punti, ma la Cina è anche un concorrente dal punto di vista commerciale e la Francia in questo senso si inserisce nella scia e nel contesto europeo per quanto attiene alle misure assunte riguardo la protezione dei settori strategici, la necessità di evitare il dumping, la necessità di rispettare delle regole del gioco che siano applicate e rispettate da tutti i soggetti. Poi, terzo pilastro, la Cina è anche un rivale strategico. È abbastanza chiaro ed è un aspetto pregnante, rilevante nell'approccio francese riguardo l'Indo-Pacifico. Se esaminiamo il ruolo della Cina, questo paese svolge un ruolo importante
se analizziamo la revisione della politica di strategia nazionale, di sicurezza nazionale. Vediamo dei documenti che sottolineano l'ambizione cinese e le sfide cinesi all'ordine basato sulle regole. La strategia francese dal 2022 si proietta in avanti e definisce la Cina rivale strategico e vede con preoccupazione un ravvicinamento tra Russia e Cina. Questo è un altro elemento assai rilevante. Il presidente Macron ha anche ricordato diverse volte, soprattutto durante le sue visite in Indo-Pacifico, le rivendicazioni abbastanza evidenti della Cina nella regione, soprattutto per quanto riguarda le risorse ittiche, le risorse energetiche, i minerali e anche l'influenza politica in vari territori. Vi ricorderei anche che la Cina ha stabilito una base a Djibouti nel 2017 e questo è stato uno shock per la comunità strategica francese e ha veramente pesato nella creazione di una strategia Indo-Pacifico. Quindi c'è questo elemento, ma anche lo sviluppo delle rotte della Via della Seta e questo ha consentito di contribuire a suscitare l'interesse di altri ministeri, come quello dell'economia e delle finanze, che si è reso conto che sarebbe interessante attuare una strategia Indo-Pacifico perché c'erano dei rischi legati a questa grande strategia cinese della Via della Seta, che non riguarda soltanto il finanziamento delle infrastrutture, ma va oltre e mette in discussione le norme in diversi ambiti. La Francia è chiaramente favorevole a un posizionamento diverso rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti oggi definiscono la Cina non solo come un rivale sistemico, bensì anche come una minaccia vitale, ossia una priorità fondamentale per gli Stati Uniti, cioè mantenere il predominio sulla Cina, e forse non si pone proprio così la Francia e forse gli europei dovrebbero assumere questa postura, questo posizionamento di autonomia strategica per la Francia promossa dal presidente francese. Non è una postura equidistante tra Cina e Stati Uniti. Penso che il presidente Macron riconosca chiaramente che disponiamo di un'alleanza a lungo termine con gli Stati Uniti. Noi abbiamo una comunità di valori molto solida, condividiamo interessi e principi. Detto questo, oggi, in questo contesto di rivalità con la Cina, la Francia e l'Europa subiscono la pressione degli Stati Uniti su alcuni punti, soprattutto sulle problematiche legate alla catena del valore industriale. Ritengo che sia importante per il presidente francese che l'Unione Europea e la Francia possano restare un soggetto e non un oggetto nell'ordine internazionale futuro. Per questo noi dobbiamo dotarci di misure e mezzi per ridurre la nostra dipendenza sia nei confronti della Cina, perché ci sono dei rischi sistemici notevoli, ma anche nei confronti degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono un alleato assolutamente fondamentale, ma come vediamo ci sono anche delle problematiche di politica interna che variano e delle velleità di un
verso un ritorno a una politica più unilaterale, più centrata su se stessi, che definisce gli interessi statunitensi in senso stretto, e questa postura degli Stati Uniti fanno in modo che gli Stati Uniti cercano di imporre la propria visione con un approccio transazionale. Questo è il mio punto di vista su queste problematiche. Che cosa farà la Cina? Questa è una domanda assolutamente non facile. Si tratta di una domanda fondamentale alla quale cerchiamo di rispondere all'interno dei nostri centri studio, e cerchiamo di analizzare la situazione economica di oggi. È assai complessa in Cina. E poi c'è la tendenza demografica, che vede un invecchiamento della popolazione, e quindi viene meno un fondamento dell'economia che può mettere il paese in difficoltà e che può creare un inasprimento della postura internazionale del paese, soprattutto nei confronti di Taiwan, e quindi potremmo vedere un aumento dell'aggressività nei confronti di Taiwan. Ma ci sono ancora ampi dibattiti sull'orizzonte cinese. Si discute appunto su un eventuale intervento a Taiwan. Ci sono diversi conflitti aperti, o ci sono comunque degli attacchi cibernetici. Vediamo un aumento delle modalità ibride di intervento. Allora, poi la questione relativa al coordinamento all'interno dell'Europa. Credo che effettivamente ci sia una dinamica molto positiva. Vediamo molti paesi europei posizionarsi in quest'area del mondo. È molto difficile trovare un allineamento all'interno del coro, perché esistono interessi divergenti, sono eterogenei, paese per paese. Ritengo che possa essere importante attribuire una grande priorità ad alcune zone geografiche all'interno dell'Indo-Pacifico e ad alcune tematiche, ad alcuni principi chiave sui quali la maggioranza degli europei potrebbero riunirsi e potrebbero lavorare insieme in maniera più specifica e più efficace. Quindi ritengo che noi abbiamo una strategia indo-pacifico europea che è abbastanza vasta, che poggia principalmente sulle questioni relative agli scambi commerciali, l'aiuto allo sviluppo, con il progetto globale Gateway. Penso che la maggioranza dei paesi europei si ritrovi all'interno di questo meccanismo. Sarebbe interessante organizzare dei gruppi, dei core group, dei mini gruppi di paesi interessati nello specifico, e che siano disposti e che abbiano i mezzi a lavorare in alcune zone geografiche e su alcuni versanti specifici, in modo da rendere, diciamo, più operativo questo approccio europeo nella regione. Per quanto attiene i dispiegamenti navali, rivestono molta importanza perché sono molto visibili, permettono a inviare un segnale strategico molto forte. La capacità di organizzare degli scali comuni, dei pattugliamenti comuni nella regione sarebbe già un messaggio molto forte per quanto attiene il coordinamento europeo. Poi un'altra domanda sull'aiuto allo sviluppo. L'AFD, donc selon mes chiffres, je crois que c'est
à peu près 25% du montant global de l'aide au développement qui est vous entends en italien, ça me perturbe, qui est des... Quindi 25% degli aiuti allo sviluppo dedicati alla zona, ovvero 2,95 miliardi di euro. Una partecipazione importante, forse la più importante, è quella dedicata all'India. E poi, quindi un paio di regioni dell'India in particolare a cui dedichiamo particolare cura e su cui ci concentriamo soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, quindi lotta alla biodiversità, conservazione della biodiversità, lotta contro il cambiamento climatico, aiuti alle infrastrutture. Dottoressa, grazie di cuore per la pazienza e dichiaro conclusa l'audizione. Merci a vous. Grazie a voi.